Buonasera a tutti, ben arrivati per questo momento di gioia nella cultura, nella ricerca anche sempre della verità che ci accompagna. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente importanti, eccezionali, perché per questa iniziativa di Paolo Mettel, banchiere e bibliofilo svizzero-italo-svizzero, abbiamo la possibilità di presentare un libro molto importante del maestro Luzzi, maestro, diciamo, vero di italianistica, di letteratura, di poesia. E questo libro sarà presentato niente meno che da Sua Eccellenza, l'Arcivescovo di Vasto, Chieti Vasto, che è qui questa sera con noi. Noi lo conosciamo perché la sua fama travalica anche l'Italia. Non è soltanto un grande teologo italiano, ma è noto in tutto il mondo, ha tenuto lezioni anche in Cina, ha tenuto lezioni in Germania, ha studiato a Parigi, filosofia, teologia, quindi una preparazione enorme, oltre ad essere stato decano e quindi preside della facoltà teologica dell'Italia meridionale in Napoli. Bruno Forte ha sviluppato temi importantissimi del discorso sistematico, del discorso dogmatico, incentrati su Gesù Cristo, la Trinità, la Chiesa, Maria, quindi opere che rimangono ancora un punto di riferimento e lo saranno ancora nell'avvenire. Qui alla mia destra, quasi inutile presentarlo perché è di casa, l'amico Armando Torno, che ci onora sempre della sua presenza e ci fa sempre godere, gustare le opere che viene a presentare in Ambrosiana. Alla sinistra di Sua Eccellenza il dottor Paolo Mettel, imprenditore e bibliofilo, come dicevo, e un personaggio veramente unico nel suo genere, perché è uno di quei bibliofili che sceglie i libri accuratamente e poi li presenta in una forma anche grafica e tipografica assolutamente eccezionale. Ha a suo vantaggio tutta una biblioteca costruita da lui, scelta da lui, voluta da lui, di casa e poi per gli amici. E infine il professor Verdino che è famoso per quanto riguarda, indispensabile per quanto riguarda l'opera di Luzzi, perché è il grande editore, il grande curatore delle opere di Luzzi e quindi persona assolutamente competente, cattedratico di Genova e importante nella italianistica contemporanea. Lascio la parola ad Armando. Grazie, Monsignor Buzzi, e ben trovati. Grazie per essere venuti a questo incontro sulla parola di Dio, questi scritti di Mario Luzzi riguardanti appunto la Bibbia, i temi biblici ai quali è stata aggiunta anche la Via Crucis che gli venne chiesta direttamente dal Papa Giovanni Paolo II. Il libro è già stato detto, è stato realizzato da Paolo Andrea Mettel con l'associazione Mendrisio Mario Luzzi Poesia nel Mondo, questa associazione che sta facendo conoscere l'opera e mantiene viva la parola del poeta. E questa sera direi che io devo soltanto così fare una piccola premessa. Mi scuso perché non è riuscito ancora ad arrivare Ferruccio De Bortoli, ma il momento, lo conoscete tutti, è abbastanza preoccupante e il direttore del Corriere è strattonato da mille parti, quindi diciamo così che lo scuso in anticipo, se poi ci sarà una sorpresa lo accoglieremo con un applauso, però era a Roma oggi e quindi probabilmente impegni anche col governo lo hanno trattenuto. Io vorrei anche aggiungere che Sua Eccellenza, Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto, era un amico personale di Mario Luzzi, si sono conosciuti, hanno parlato a lungo e quindi è la testimonianza, oltre che di un autorevole teologo, come è stato detto da Monsignor Buzzi, anche di un amico, e un amico a volte, non dico che ne sappia più di un teologo, ma conosce quelle pieghe segrete che un autore come Mario Luzzi concedeva in un momento di pausa, in un momento magari nel quale rivelava un dettaglio, un particolare. Tutti sappiamo del resto quanti segreti ha la poesia e come la poesia
sia stata sempre utile non soltanto alla vita dell'uomo, ma anche e soprattutto alla sua anima, questo farmaco per l'anima che corre nei secoli. Ma detto questo, poi io interverrò ovviamente facendo da moderatore, vorrei lasciare la parola alla persona che un po' ha organizzato questa edizione delle opere di Luzzi e suo amico per tanti e lunghi anni, la persona anche che è riuscita a farsi fare diciamo questa antologia personale pubblicata qualche anno fa, la persona che ha raccolto ora questi testi dedicati alla parola di Dio, che è il dottor Paolo Andrea Mettel, e quindi lascerei a lui la parola. Buonasera e benvenuti a tutti. Un grazie di cuore a Monsignor Buzzi, il prefetto dell'Ambrosiana. A Monsignor Buzzi mi lega, al di là di un'amicizia, un'impresa per la quale io mi sento ormai incardinato in qualche modo all'Ambrosiana, ovvero l'impresa di una pubblicazione di 77 lettere inedite di San Carlo Borromeo, che io avevo acquistato alle aste a Christie's nel 94 e che avevano riposato, avevano dormito in biblioteca e avevano resistito alla voglia di essere poi pubblicate. Però poi Don Franco ebbe la forza di spingere a pubblicare e soprattutto ad accogliere queste 77 lettere in un'edizione nella classe di studi borromaici. E questa quindi i lombi sono diventati nobili improvvisamente, insomma, sono diventati quasi sacri, ecco, per cui sono stato molto felice di questa iniziativa, anche perché ho potuto apprezzare subito, immediatamente, il livello di preparazione della Biblioteca Ambrosiana, cioè i collaboratori che mi sono stati messi vicino per questa opera complicata, molto difficile, erano di elevato livello, insomma la dottoressa Marina Bonomelli, la professoressa Brosio, Massimo Rodella, quindi tutte persone che hanno dato un contributo eccezionale a creare questo libro che oggi fa parte del catalogo dell'Ambrosiana, e io con molta umiltà mi pregio di essere in un catalogo dell'Ambrosiana. E quindi è il grazie proprio di cuore al prefetto dell'Ambrosiana che oggi ci accoglie così dignitosamente di nuovo in queste sale stupende. E grazie di cuore a chi? A Monsignor Brunoforte, che ha preso un aereo e tra un aereo e l'altro viene a Milano per il libro, sì, ma viene per l'amico Luzzi, che con il quale ha trovato uno scambio di amicizia. Mario ha ricambiato l'amicizia di Brunoforte, quindi ci sono motivi forti prima dell'edizione di questo libro, che è un libro che è nato per concludere o per iniziare, per concludere una storia tra me e Mario. E velocemente la storia che nasce con la sua introduzione a San Paolo nell'88-89 e io che lo vado a trovare alle Stelline qui a Milano per ringraziare. Grazie maestro, grazie per quello che lei ha fatto, ci davamo ancora di lei. E da lì poi la storia che leggete in questo libro, cioè tutto quello che Mario ha scritto di religioso, abbiamo fatto anche altre cose insieme, ma quello che ha scritto di religioso per me, per le nostre edizioni, è riassunto, è sintetizzato in questa siloge che il carissimo, affettuosissimo Monsignor Brunoforte ha voluto illuminare, secondo me, con una introduzione che spero potrete leggere prima o poi,
con un'introduzione veramente importante e che dà un'attualità, se ce ne fosse stato bisogno, ma comunque dà un'attualità e una validità alle parole di Mario, e per tutto questo gli siamo veramente molto grato. Termino ringraziando anche Stefano Verdino, che è l'anima segreta del nostro poeta, segreta nel senso che sa veramente, conosce tutti i segreti, tutti i moti dell'animo di Mario nel momento in cui il poeta doveva disvelare la sua poesia. Quanti momenti sì, no, che Verdino sa e che non ci racconterà mai, evidentemente sono cose segrete tra lui e il poeta, ma è veramente l'anima segreta, colui che conosceva Mario nelle intime difficoltà o negli intimi piaceri di trovare una parola piuttosto che un'altra, sostituendola alle poesie che poi pubblicava. Termino dicendo, informando tutti, che all'uscita di questa nostra riunione sul tavolo troverete in distribuzione gratuita la brossura di questo libro. Io ve lo mostro che è il libro sulla parola di Dio, io ve lo mostro rilegato, la brossura. Il libro viene offerto dall'Associazione Mendrisio Mario Luzzi Poesia del Mondo in maniera gratuita. Se poi qualcuno vuol fare un'offerta libera, sappiate che le offerte che raccogliamo vanno a favore del Fondo Famiglia Lavoro Diocesano, che due Natali fa, l'Arcivescovo di Milano ha organizzato per aiutare le famiglie bisognose a Milano. Quindi tutto quello che verrà raccolto andrà direttamente nelle mani di questo fondo, che è diventato un fondo importante per aiutare le famiglie bisognose a Milano. Vi ringrazio. Semplicemente solo per dare la parola a Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte. Ma sono io anzitutto a ringraziare Dio per la possibilità di essere con voi e di pensare con voi a partire dalla poesia di Mario Luzzi. Un grazie speciale naturalmente a Monsignor Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, per l'accoglienza così cordiale e amicale, per le parole che ha detto. Come pure a Paolo Mettel, che insieme ad Armando Torno, colui che mi ha convinto a imbarcarmi in questa impresa senza togliere troppo tempo. In realtà è stato per me un momento bello al mio servizio pastorale per il popolo che Dio mi ha affidato, e poi naturalmente contento anche di ascoltare lei, che è stato per me di grande aiuto anche, come lo è per tutti, in quanto editore anche delle opere di Luzzi nei Meridiani. Un saluto speciale a Monsignor Carlo Ghidelli, fratello arcivescovo, che mi onora con la sua presenza, a tanti di voi, e Marco Roncalli in particolar modo, che questa giornata la sta condividendo con me nella comune amicizia e affetto a Monsignor Capovilla, e poi naturalmente al mio avvocato del Re, che è un mio diocesano, anche se trapiantato qui a Milano da anni come presidente dei giuristi cattolici. Un grazie dunque, e subito la domanda. La domanda è questa: quale ispirazione la fede biblica ha dato alla vita e alla poesia di Mario Luzzi? È una domanda grossa questa, perché se è vero che la dimensione religiosa dell'esistenza pesca negli abissi del cuore, no? L'abisso invoca l'abisso, dice il Salmo, è vero che ancora più abissale è l'animo del poeta. La poesia è la capacità di evocare nel frammento il tutto, nel finito l'infinito, nel minimo l'eterno. Ecco perché non è facile la risposta a questa domanda. Non è facile nemmeno avendo questo strumento prezioso dei testi raccolti in questo libro, che sono esplicitamente, ex professo, opere in cui Luzzi ha impegnato la sua ispirazione biblica. Siccome il compito di una presentazione è
dare una mano al lettore, io vi darò letteralmente una mano, nel senso che toccherò 5 brevi punti, come le dita di una mano, per aiutarvi a gustare quest'opera che ritengo veramente bella e preziosa, il cui merito certamente dal punto di vista dell'idea e del caro amico Paolo Mettel. Quali sono i 5 punti, le 5 dita di questa mano che con umiltà, quasi in punta di piedi, vorrei darvi? La prima delle dita di questa mano è quella che chiamerei l'esodo, ovvero la domanda. La seconda è quella che chiamerei l'avvento, ovvero il dono. La terza che chiamerei l'incontro temporale, e cioè quella vita nuova che nasce nel momento in cui l'esodo e l'avvento si sono incontrati in questo mondo. La quarta che è l'incontro eterno, ed è dunque uno sguardo sul destino, sulla patria, sull'ultimo orizzonte. E la quinta è una personalissima testimonianza che con discrezione e pudore vorrei darvi stasera, leggendo per la prima volta in pubblico qualche passo dell'ultima lettera che Mario Luzzi mi ha scritto prima della sua morte. Dunque, 5 dita di una mano offerta in segno d'amicizia. La prima di queste dita è la domanda, l'esodo. Io uso anche nel lavoro teologico che ho elaborato, nella simbolica in modo speciale, la categoria dell'esodo per esprimere la condition humaine, il nostro essere umani, il nostro venir da. Esodo significa questo, l'odos, la via che viene da. Ebbene, l'esodo è soprattutto la domanda. Come dice Jabez nel libro delle interrogazioni, il mio nome è una domanda, è l'uomo che parla. Il nostro nome è una domanda. L'uomo è l'interrogante originario. E dove non c'è interrogazione non c'è più umanità. Anche perché l'arma dell'interrogazione è l'unica che ci è veramente data per combattere la morte. La morte non si combatte soltanto, ovviamente, quella fisica, con i farmaci della medicina di questo mondo. La morte si combatte pensando, dando senso alla vita, dignità. E non si può dare senso alla vita senza l'interrogazione. E quanto più ultima e radicale è l'interrogazione, tanto più alta è la dignità della vita che ci è dato di vivere. Ebbene, la domanda di Luzzi, la vera domanda di Luzzi, è la più alta di tutte le domande. È quella che egli non esita ad affrontare, a mettere a tema nel suo scritto su Giobbe. È la domanda del dolore. Gli uomini, scrive un grande teologo evangelico del nostro tempo, Jürgen Moltmann, si distinguono fra di loro nel possesso, ma sono solidali nella povertà. In altre parole, l'interrogare e il cercare a partire dal dolore, dal senso dell'infinita fragilità e caducità della vita, dal mistero della morte che inevitabilmente ci intriga, questo è quello che ci accomuna tutti. E nel suo commento introduttivo a Giobbe, Mario Luzzi non esita a dire: Giobbe, il tutto è il nulla dell'uomo, la sua insignificanza e la sua dignità. L'idea di Dio che in lui si forma e si trasforma, della quale è costante solo la necessità. Che cosa ci sta dicendo Mario Luzzi? Che la domanda sul dolore, sul suo senso, la possibilità di vivere il dolore con dignità è anche inseparabilmente
la domanda ultima, la domanda su Dio. Nella forma classica la domanda è questa: si Deus justus, und malum. Se c'è un Dio giusto, com'è possibile il male che devasta la terra? Com'è possibile il dolore, in primis il dolore innocente, il dolore dell'umile, del povero, del bambino, l'ingiustizia che ogni giorno si consuma sulla faccia di questo mondo? Ebbene, sappiamo che questa domanda è anche alla base della grande svolta rappresentata dalla Teodicea. La Teodicea è un'operazione assolutamente moderna. È Leibniz che la introduce e diventa poi, diciamo, il cavallo di battaglia dell'ateismo moderno. Alla domanda «Si Deus justus unde malum», che era risuonata tragicamente nel terremoto del 1755, il terremoto di Lisbona, Voltaire risponde con il ragionamento secco, gelido: se c'è il male, o Dio non c'è, o se c'è, è un Dio impotente perché non l'ha evitato, o è un Dio malvagio perché potendolo evitare non l'ha fatto. Ebbene, come perfino Rousseau già scriveva, anche Mario Luzzi sente che questa risposta è troppo corta e troppo breve. È troppo corto e troppo breve dire Dio non c'è perché c'è il dolore del mondo. Anche perché questo tipo di risposta, questa forma di ateismo tragico, postulatorio, eroico, quello che volete, alla fine non dà senso al dolore. Lo precipita ancora di più nell'abisso del non senso, dell'infinita tristezza di vivere senza speranza. Ecco perché, come Giobbe davanti ai consolatori stucchevoli, così Luzzi non è in cerca di una risposta stringente, logicamente o in qualche modo rassicurante. È in cerca di un'altra risposta. Perciò io dico che l'interrogazione di Luzzi è una interrogazione radicale. Oserei dire, ma qui la sfida è ai conoscitori profondi del pensiero e dell'opera di Luzzi, è perfino una domanda in senso alto filosofica. Che cos'è la filosofia se non il coraggio della interrogazione radicale? Questo è il vero motivo per cui io penso che nessuno di noi possa fare a meno della filosofia. Nessuno di noi può fare a meno della ragione interrogante, e a parlarvi così è un teologo che ha posto l'ascolto alla base del suo pensiero, anche perché il vero ascolto è una domanda. Dunque, ecco la domanda di Luzzi, una domanda che diventa una necessità, la necessità di lottare con Dio. La necessità non semplicemente di dire Dio non c'è, per il ragionamento di Voltaire davanti al male, ma quel Dio, quell'idea di Dio, che in noi si forma e si trasforma, della quale è costante solo la necessità. Ecco chi è veramente l'interrogante Luzzi. In questo senso, lo dico senza ombra di smentita, un uomo religiosus, profondamente. Come profondamente religioso è l'uomo che non ha paura di domandare fino in fondo, di interrogarsi davanti al male che devasta la terra. Di essa, di questa domanda, è eco, cito Luzzi, l'amore tempestoso e struggente che supera ogni mutamento di condizione. Sì, perché posta così la domanda, come necessaria, ineliminabile, come lo scotto di pagare al coraggio di vivere, posta così la domanda, allora certamente essa lotta con Dio. Ecco che cos'è la domanda. È una gonna, è una lotta, è una passione, è un vivere la gioia e il tormento di una necessità. Ricordo una volta, durante uno dei colloqui Castelli a cui ho avuto
la gioia e l'onore di partecipare praticamente per molti anni. Quei colloqui che si fanno a Villa Mirafiori, a Roma, ogni 2 anni intorno a un tavolo, 24 pensatori, a pensare un tema. Ebbene, discutavamo quella volta del rapporto fra libertà e necessità. Avevo di fronte a me Hans-Georg Gadamer, avevo accanto a me Paul Ricoeur e così via. Levinas. Interviene Ricoeur. Il tema era libertà e necessità. Il suo intervento fu folgorante, perché riassunto in appena una battuta. C'est l'amour qui oblige. Ecco l'unico luogo dove necessità e libertà coincidono. C'est l'amour qui oblige. Ed è questa la necessità di cui il Giobbe di Luzzi si è fatto carico. Tu non puoi evitare la domanda radicale. Non puoi acquietarti con i consolatori stucchevoli che ti invitano alla rassegnazione o al fideismo. Tu devi lottare. E questa lotta ti apre all'incontro con l'altro. Scrive in maniera intensa Luzzi: il binomio Dio-onnipotenza non avvince davvero Giobbe. A lui, al suo desiderio, si addice un Dio fraterno che non opponga il silenzio e l'indifferenza al grido dell'infelice. Un Dio che condivida, udite, la sofferenza delle sue creature. Un Dio che prefiguri il Cristo. Ecco che cosa conduce Giobbe, Luzzi, la radicalità della domanda. Non a eliminare, come troppo presto ha fatto Voltaire in un certo illuminismo, l'ipotesi di Dio. E già Rousseau e già Kant si lamentava di questo in quella che a mio avviso è la più bella delle sue opere, la cosiddetta quarta critica, cioè die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, la religione nei limiti della pura semplice ragione. Ma Luzzi, che non si arresta nel domandare, comprende una cosa: che allora, se la domanda è vera e fino in fondo vera, la domanda del dolore, la domanda della morte, il Dio con cui si lotta non può essere un Dio fuori della tragedia. Dio è un Dio che entra nel dolore del mondo. Altrimenti sarebbe il Dio burattinaio, il Dio tappabuchi di cui parlava Bonhoeffer, il Dio che fa sua la nostra sofferenza. Dio abita nella tragedia. Non c'è definizione più alta, lo dirò fra un istante, del tragico che quella data nel capitolo 7 della Lettera ai Romani. L'impossibilità a fare il bene che avrei voluto. Ebbene, questo Dio che entra nel dolore umano, questo è il Dio di Giobbe. Non solo perché scommette sull'uomo dall'alto dei cieli, quando Satana chiede di provare il suo Giobbe, ma perché è dalla parte di Giobbe di fronte ai consolatori stucchevoli. Sapete che questo tema ha attraversato la teologia del secondo Novecento. Da quando un sopravvissuto di Hiroshima, Kazuo Kitamori, scrive questo libro straordinario, Theology of the Pain of God, tradotto poi in tante lingue, la teologia della sofferenza di Dio, il tema diventa una necessità del pensiero teologico. A tal punto che Giovanni Paolo II avrà il coraggio di farlo suo in un testo magisteriale, parlando della sofferenza in Dio, Dominum et Vivificantem, numeri 39-51, un tema che i mistici avevano trattato, che la Chiesa dei Padri aveva affrontato, Deus passus est, unus de Trinitate passus est. Ma questo è il Dio di Giobbe. Giobbe ci fa contemplare un Dio non da straniero. Il mio Goel è vivo, questo è il vero senso di quella frase. Il Goel non è semplicemente l'altra parte contro cui lanciare le bestemmie del mondo. Il Goel è il Dio che si è messo dalla parte del mio dolore, che è diventato il difensore della mia sofferenza. E il Dio, dirà l'italiano del 300, compassionato. Che bella parola è questa. Cioè un Dio che compatisce. Il Dio sofferente, il Deus
patiens. Ecco dove ci conduce il coraggio dell'interrogazione radicale di Giobbe e di Luzzi nel suo introdurci a Giobbe. Ci porta al Deus patiens e davanti a questo Dio la devozione, la fedeltà. Questo è in essenza Giobbe, questo perdutamente abbandonarsi a questo Dio non più straniero, ma suo goel, suo garante, custode, un Dio che gli lotta accanto e che condivide il suo dolore. Questo l'Esodo, il primo dei cinque, nella prima delle cinque dita che vi sto offrendo di questa mano per leggere l'opera di Luzzi sulla parola di Dio. La domanda, l'Esodo. Secondo, l'avvento, il dono, il Dio differente. Qui mi intrigo con il commento a Giovanni. Luzzi scrive questa splendida introduzione al Vangelo secondo Giovanni. Si è detto, per inciso, qui parla un uomo di parte. Quando qualcuno, studiando la mia simbolica, ha scritto che essa è, contando tutte le citazioni della simbolica, che sono 8 volumi, quindi è stato un bel lavoro che ha fatto questo amico biblista, che io dipendo prima di tutto da Giovanni nel mio pensare e poi da Paolo, mi ha fatto scoprire in fondo una cosa che sento assolutamente vera. Paolo è fondamentale per ogni cristiano. Ma il Dio sul quale medito da una vita e che cerco di annunciare è certamente un Dio eminentemente giovanneo. È il Dio della tradizione giovannea, o Theos Agapes Tin, Dio è amore, no? Ebbene, è questo anche il Dio che intriga profondamente Luzzi. La sua introduzione al Vangelo secondo Giovanni è un'introduzione appassionata. E sapete dove sta il motivo vero della passione? È che nessuno ha unito la radicalità dell'antitesi e la profondità della sintesi fra il cielo e la terra come ha fatto Giovanni nel suo prologo. O Logos Sarx Geneto. Questo è il prologo di Giovanni. È il paradosso dell'infinito nel finito, dell'eternità nel tempo, dello spirito nella carne, del verbo Sarx Geneto. Questo è Giovanni. Lo dico con le parole di Luzzi, il configgere e il comporsi del quotidiano e dell'intemporale non sono mai stati sensibili ed evidenti come e che cosa rende il Vangelo di Giovanni, per tutto il suo percorso, così paradossale? Esattamente il continuo ritorno di questo configgersi e comporsi. Il Vangelo di Giovanni ha una struttura, direi quasi architettonica. Ovviamente non parlo adesso da biblista e non entro nei particolari, ma dopo il prologo, questa pagina straordinaria, c'è il libro dei segni, fino al capitolo 12, che è il libro destinato a quelli che ancora non lo riconoscono. Poi c'è il libro dell'addio, che è quello invece destinato ai suoi, il libro del discorso dell'addio, fino al capitolo 17. Poi c'è il libro della Pasqua, dove si compie il dramma, e poi c'è l'epilogo, dove l'incontro col risorto apre nuova vita. Bene, questo è anche il Vangelo di Giovanni per Luzzi. E questo percorso paradossale dove dalla non conoscenza alla conoscenza dell'amato, passando attraverso il suo mistero pasquale, si apre il nuovo della vita. E tutto questo Luzzi lo concentra nella riflessione sulla parola nel Vangelo di Giovanni. La parola, o Logos, è in Giovanni il luogo dell'incontro fra il quotidiano e l'intemporale. C'è una bellissima riflessione di Luzzi che dice così. La parola di Dio arriva spesso in un frastuono che ci ha già stordito e deviato dalla giusta attenzione. Molte parole sono usate per nascondere e mentire il vero senso della parola. Sono avare e taciturne rispetto alle cose reali. La parola di Dio è un'oasi di verità primaria che va riconquistata attraverso questo deserto popolatissimo di chiacchiera. Quanto è attuale questo discorso?
se pensiamo a quanto quotidianamente ci offrono le notizie dei media su questo nostro paese, ahimè, su questa scena che c'è sotto gli occhi ogni giorno della vita politica di questo paese. Ebbene, il Dio differente di Luzzi è questo Dio che si sposa a questa nostra quotidianità per dall'interno sovvertirla, se volete crocefiggerla nella sua carne e far ritrovare il senso di una parola pura, di una parola vera che abiti la nostra carne, la nostra fatica di vivere e sia amore. Perché questo è l'amore. Diceva Levinas, exode de soi sans retour, questo è l'amore. Esodo da sé senza ritorno. Così il Dio di Giovanni ci ha amato. È esodo da sé. È questo Dio che esce fuori di sé, che si fa straniero a se stesso. Barthes parlerà di una Entfremdung Gottes, di un Dio che si fa straniero a se stesso per noi. Questo è il Dio differente di Giovanni. Da questo incontro fra l'esodo e l'avvento, ecco la novità di vita, è il commento a Paolo, è l'introduzione a Paolo. Già ho preannunciato che non c'è pagina nella storia universale della letteratura che parli del tragico in maniera più alta che non appunto il capitolo settimo della Lettera ai Romani. Freud non saprà uguagliare nella sua analisi del profondo e dell'inconscio quello che Paolo riesce a dire in pochi versetti di Romani 7. Chi vuol sapere che cos'è il tragico legga quelle parole. E guardate bene, il paradosso paolino è tutto qui. Non che Dio è venuto in questo mondo, voglio dire, fin qui anche gli dèi del mondo pagano passeggiavano fra gli uomini e facevano l'amore con le donne degli uomini, generavano figli ibridi in questo mondo. Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è l'eterno, l'infinito, l'altissimo, il puro che abita la nostra tragedia, che vive la nostra morte. È il Dio nel nostro dolore, il Dio nel nostro morire. Questo è il Dio paolino, questa è la grazia. Questa è la grazia. Il resto non è grazia, il resto è commedia. Ma solo se Dio abita la tragedia, allora è grazia, perché nella tragedia non saremo più soli. Questo è l'incontro, la novità di vita. La forza del messaggio paolino, scrive Luzzi, sta nell'assunzione totale ed esclusiva del Cristo Gesù come termine di ogni verità e di ogni giudizio. Si tratta di una vera immedesimazione con la sua persona. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco dunque lo scandalo degli scandali, dice Luzzi. Non è tanto la nascita o l'incarnazione, come vi dicevo, quanto la morte. E dalla morte alla resurrezione che decide insieme la grandezza del dono e il processo della salute. Il senso dell'agonia in cui si sviluppano l'azione e la parola paolina si ripresentò quasi a nudo, scrive Luzzi parlando di sé nella sua vita, in quel crollo di valori e istituti esteriori e interiori, in quel discrimine malcerto tra sopravvivenze inservibili e perfino nefaste e novità indecifrabili in mezzo ai quali ha brancolato a lungo e più nevroticamente nei nostri decenni il nostro secolo e continua a farlo nei nostri giorni per quanto sembri placato dalla sua stessa stanchezza. Questa è la grandissima confessione dell'attualità di Paolo secondo Luzzi. Paolo parla al nostro tempo, perché il nostro tempo ha un sapore tragico e perché Dio ha abitato la tragedia dell'uomo non perché l'uomo riduca in commedia o in farsa, come spesso succede, la sua storia, ma perché l'uomo si riscatti da questa farsa, da questa commedia, col coraggio della verità, della libertà, della giustizia, della denuncia. E poi l'incontro temporale, l'incontro eterno, il destino.
il destino inteso proprio come meta, no? Quando nei viaggi intercontinentali escono le distanze, se si vola verso paesi di lingua spagnola, per esempio l'America Latina, c'è sempre distanza hasta il destino, no? In spagnolo il destino è esattamente questo, è la patria, è la meta. Bene, che cos'è il destino per Luzzi? Cioè l'incontro eterno. Anche qui è folgorante la sua intuizione. Quello che, adesso parlo da teologo, quello che colpisce è che Luzzi ha percepito le intuizioni più geniali della teologia del Novecento senza essere di professione teologo. Il destino è questo, l'agnello sgozzato in piedi, Apocalisse 5. Il dolore eterno in Dio, ma anche l'eterna vittoria di Dio sul dolore e il male del mondo. Questo è il destino, l'amore vittorioso. E badate bene, l'amore vittorioso porterà con sé il dolore. Questa è la domanda a cui la teologia non riesce a dare risposta. Se Dio è amore, il suo dolore per il male che devasta la terra sarà un dolore eterno. O come si chiedeva Dostoevskij, l'inferno sarà tale anche per Dio. Ecco, Luzzi affronta questa domanda radicale nella sua introduzione all'Apocalisse, dove coglie in quell'agnello sgozzato in piedi la forza del messaggio che dà senso al nostro dolore e speranza alla nostra morte. Dice: solo se riusciamo a tenere stretto questo nesso fra il pericolo imminente e le offerte di scampo, il testo dell'Apocalisse potrà avere presa su di noi. Esso non è commemorativo, non è incitativo, non è una bella predica, ma trasfigura una situazione permanente della Chiesa, o meglio dei devoti a Cristo dell'uomo mortale. È il Verbo, che l'agnello, l'innocente, che porta il dolore nell'eternità di Dio e lo redime, dandoci la speranza di questa redenzione. E finalmente chiudo con una testimonianza personale, lasciandovi tanti interrogativi nel cuore. Voi sapete che San Tommaso d'Aquino, del quale sono stato indegno successore nella cattedra della teologia a Napoli per tanti anni, in un suo Quodlibet meraviglioso dice che il vero maestro non è quello che dà risposta alle domande o che rassicura gli ascoltatori. Il vero maestro è quello che suscita le domande e che dà qualche strumento per cercare le risposte. È una frase folgorante di Tommaso d'Aquino. Bene. Chiudo con una testimonianza personale, non perché io sia vero maestro, perché mi devo sforzare di esserlo, oltretutto dovrei esserlo in professione, essendo anche magistero quello del vescovo. Ebbene, la mia chiusa è una testimonianza personale. Soltanto dopo aver preparato attraverso queste quattro dita l'ultima della mano, io vi offro come un dono amicale e discreto queste parole. Io citerò alcuni brani di una lettera che mi ha scritto Mario Luzzi, l'ultima da lui ricevuta poco prima, meno di un anno prima della sua morte. Il contesto era questo: noi avevamo vissuto insieme, oltre che degli incontri personali, e bontà sua, scritture relative ad alcuni miei testi, soprattutto dei testi di poesia, Il silenzio di Tommaso ed altri, eravamo a volte stati imbarcati nella stessa barca per dialoghi pubblici, eccetera. E lui ricorderà in quello che sto per dirvi un nostro formidabile per me dialogo a Firenze. Bene, io ero invitato dal Comune di Firenze, alla Biblioteca Nazionale, a tenere una conferenza a Firenze e Mario mi aveva fatto sapere che sarebbe venuto, che ci teneva. Lo bloccò un raffreddore. E allora mi scrive così. E io vi cito queste parole perché capirete come queste quattro dita della mano sono state scritte nella carne e nella vita di Mario Luzzi. Dice così: gli impedì di venire il freddo e il raffreddore. Ne trasse spunto per una simpatica metafora. Dice: è vero che i ghiacciai dell'ontologia, come li chiamava Mallarmé, ti sono familiari e la tua acclimatazione, naturalmente scriveva con modestia e dandomi un merito che non lo è ben più sicura della mia. Ma ricordo come un cimento davvero impari quella sera a San Miniato
dove eravamo stati convocati tu, Vannini e io, Vannini lo storico della mistica. La basilica era talmente gelida che il pubblico fu autorizzato a tenere in testa il copricapo. Tu, invece, indisturbato, intrattenevi, o meglio, impegnavi gli ascoltatori con il calore dei tuoi argomenti. Si produceva, naturalmente, quella superiore ambiguità dell'ardore all'estrema altitudine delle nevi. Qui è veramente la potenza dello scrittore, no? Ti fa pensare. E qui dunque che l'uomo Luzzi, tenerissimo e attento nell'amicizia, si affaccia in tutta la sua ricchezza interiore, guardando con occhi di benevolenza l'amico, ben al di là della realtà. E continua. Ti proteggeva, credo, la dolcezza creaturale che si accompagna alla severità della tua ascesi. Naturalmente, questo ha quasi il sapore di una canonizzazione, ma fatta la premessa che è un amico che parla per sovrabbondanza del cuore, io non mi fermo neanche a commentare. Alla tua mistica teologia. Mi ha colpito fin dagli inizi della nostra molto sporadica frequentazione questo coesistere affabile e persuaso nel tuo giro vitale dell'affettivo, diciamo così, terreno e domestico, con la speculazione più rigorosa ma anche più umile. E di questo in particolare ti ringrazio, perché spesso conforta i miei pensieri malcerti, ma soprattutto mette a fuoco le mie certezze umane e cristiane, talora vacillanti. Qui è il Luzzi, uomo e credente, ma non credente di una fede comoda e tranquillizzante, credente di quella fede che ha fatto sua la domanda di Giobbe, che fa suo il paradosso paolino, il Vangelo giovanneo e la speranza dell'Apocalisse. E poi, ecco, l'umiltà del grande Luzzi, che coglie nella fragilità di alcune mie parole l'abisso da lui stesso cercato. E del resto questa felice commistione, che ha prodotto i tuoi primi versi, che si sono poi addentrati nei penetrali del silenzio e della parola come linguaggio di Dio, il linguaggio che ha tenuto con te e con ogni altra creatura. Ma qui, e qui Mario gioca sul mio cognome, tu sei eccezionalmente forte. E oso aggiungere semplice. Forte perché arduo, ma semplice. Ed ecco che cosa diceva, lo intrigasse nei nostri discorsi. E qui credo che ci sia veramente la confessione dell'uomo e del credente. Per questo possiamo ascoltarti come poeta mentre detti dolcemente e perentoriamente le tue nude e commosse frasi a una pagina che ha sempre l'accento definitivo, anche se ne genera altre ugualmente definitive con le stesse parole o con parole poco variate. Il fatto è che tu spingi sempre più spesso il tuo dire verso il profilo più alto del problema, dove esso tocca il suo ultimo out-out, essendo dopo tutto una partita antico e nuovo testamentaria, che discende dai profeti ma è combattuta nell'oggi, da cui non ti astrai ma vivi appunto in una prospettiva di fede e di speranza. E qui lui cita dei miei versi, che adesso vi leggo, che sono poi in realtà riferiti a Tommaso, a una parola messa in bocca a Tommaso. Ad Aquino. Per la tua carne i morti parleranno, parole piene d'amore. Cadranno i muti silenzi, cadrà l'antica paura d'amare, silenzio e parola allora si baceranno. Le piaghe del tuo corpo glorioso diranno le parole non dette, custodi all'infinito dolore del tempo. Sarà gioia senza fine, sarà il regno, tu tutto in tutti, il mondo intero, carne risorta per la tua carne, crocifisso amore. E chiude così la lettera con queste parole: ti saluto e ti auguro ancora buon e proficuo lavoro e buona salute per poterla attuare. Il tuo Mario Luzzi, Firenze, 24 marzo 2004. Così si chiude il mio dire in ricordo di lui, chiedendo a Dio che si realizzi nell'amico Mario e poi in tutti noi la promessa di Gesù: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo. Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. La mia ultima parola allora è quella di un grande teologo del Novecento, Karl Rahner, che è parola che suona di poesia. La dedico a Mario Luzzi,
ma sono parole di Karl Rahner. Allora, dice in riferimento al Cristo, al Verbo, entrato nella carne, tu sarai l'ultima parola, l'unica che rimane e non si dimentica mai. Allora, quando nella morte tutto tacerà e io avrò finito di imparare e di soffrire, comincerà il grande silenzio, entro il quale risuonerai tu solo, Verbo di eternità in eternità. Allora saranno ammutolite tutte le parole umane, essere e sapere, conoscere e sperimentare saranno divenuti la stessa cosa. Conoscerò come sono conosciuto, intuirò quanto tu mi avrai già detto da sempre te stesso. Nessuna parola umana, nessun concetto starà tra me e te, tu stesso sarai l'unica parola di giubilo dell'amore e della vita che ricolma tutti gli spazi dell'anima. Sarà quella la poesia di Dio di cui la poesia terrena di Mario Luzzi è stata tante volte eco e corrispondenza. Grazie. Professor Verdino, prego. Non è facile per me intervenire dopo questo intervento magistrale in tutti i sensi. È un privilegio averlo ascoltato, come ringrazio la Biblioteca Ambrosiana di avermi invitato e l'amico Paolo Mettel per avere costruito questo libro, che è, come abbiamo inteso da Bruno Forte, è un libro che compendia veramente l'anima religiosa di un grande poeta. E io vorrei partire da quella lettera che Monsignor Forte ci ha letto, legato a quel tema dell'umiltà come valore fondamentale, e invitandovi a guardare in questo libro, che è anche corredato da bellissime illustrazioni, fotografie, di riproduzioni di pittori, di amici pittori come Piero Tarasco, che è in copertina, Nino Lupica, che è un altro pittore a lui legato, che è qui con noi in sala, o Venturino Venturi, a guardare la fotografia nella retrocoperta di questo libro. Un uomo anziano, è una fotografia scattata a Pienza, in uno studio così clamorosamente poco professionale. Cioè, noi siamo abituati a vedere dai telegiornali, politici, sempre ritratti con dietro uno schieramento di libri, no? Qui abbiamo un muro nudo, una sedia molto malcerta, dove anche questo anziano è seduto in modo provvisorio, decisamente provvisorio, non accomodato in questa sedia, carte, pochi libri su un tavolo molto umile, questa camicia un po' da scamiciato, era estate, ma certamente non molto di ordinanza, e questa scrittura estremamente concentrata. Questa concentrazione su questa scrittura, su delle agende, come vedete, Luzzi scriveva su fogli quanto mai provvisori. La provvisorietà era proprio del suo assetto fisico, ed era anche proprio della sua pagina, dove non scriveva danunzianamente con inchiostro di china o con altre cose, ma con dei lapis veramente di accatto, su fogli o taccuini, nei modi e nelle situazioni più decisamente provvisorie. E questa dimensione di provvisorietà è quella che era un dato proprio, direi, fisico della persona Luzzi, connessa con questo senso dell'umiltà, era quello che lo portava veramente a questa radicalità poi dell'interrogativo, a questo rapporto tra ascolto e domanda, che, di cui anch'io condivido pienamente l'intensità. Perché la poesia di Luzzi è una poesia che, arrivata dopo nel Novecento, ha delle grandi definizioni assoluti. Pensiamo a Montale, spesso il male di vivere ho incontrato, era, cioè sono delle poesie totalmente definitorie.
ma non meno definitoria è anche la poesia di Ungaretti su altri versi. La mia vita è una corolla di tenebra. Questa affermazione del verbo essere con questa assolutezza è un qualche cosa che ha sempre disturbato Luzzi, perché questa affermazione giudicante dell'uomo per lui era fuori della sua portata, proprio perché aveva questa consapevolezza di essere un'entità fisicamente provvisoria, proiettata in un ascolto e in delle dimensioni che per forza di cose sfuggivano. Ultimamente lui diceva: ma cos'è il mondo, cos'è l'esperienza umana del mondo? Una fettuccina, diceva, rispetto a tutte le possibilità di segnali, di messaggi che il mondo stesso dà e di cui l'uomo ha così povertà di captare. E quindi com'è possibile giudicare in modo assoluto? È decisamente impossibile. E in questo libro, che unisce, oltre ai testi specifici che sono stati ricordati su San Paolo, su Giobbe, sui Vangeli, la Via Crucis, commissionata dal Papa, da Giovanni Paolo II nel 99, dove la presenza di questo Cristo è un Cristo vissuto nella totalità della sua umanità e anche nella limitazione di questa umanità. Vi segnalo tre citazioni. Rivolto una preghiera al Padre: il tempo lo conosci ma non lo condividi. Io dal fondo del tempo ti dico, qui è l'autore che parla, è all'inizio dell'opera, la tristezza del tempo è forte nell'uomo, invincibile. E poi vi è un altro passo, che invece questa preghiera di Cristo al Padre: Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile e esecrabile. E più avanti: congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini oppure troppo poco. Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito. E ancora il finale, sappiamo l'ultima parola: perché Padre mi hai abbandonato? Il poeta commenta: è il suo ultimo grido umano, e di un uomo infatti l'estremo pensiero del figlio dell'uomo sulla terra. Ora, da queste citazioni che ci portano questa forte presenza di un'umanità, è quella che proprio per contraccolpo ci porta, abbiamo visto anche qui tutta una serie di interrogazioni che sono state così proposte in questa voce da Mario Luzzi, queste domande ci pongono a un'alterità rispetto all'uomo. Sono domande che sono portate dal fondo del tempo, di questo tempo che è che ci dà tristezza, perché è invincibile ed è il nostro limite. In uno di questi testi, ricordo, credo in quello dell'Apocalisse, si parla appunto di questa dimensione sconvolgente dell'Apocalisse, che travalica la stessa portata umana della comprensione, eppure siamo noi che lo leggiamo, siamo noi nel tempo e non abbiamo altro strumento che la temporalità nel nostro limite. E tuttavia, proprio questo limite ci fa comprendere quanti altri elementi, quanti altri segnali sopravanzano questa dimensione del tempo e della temporalità. Quante sono le altre cose che riguardano la nostra prospettiva? C'è una pagina, chiudendo il commento di San Paolo, in cui lui rievoca, diciamo, la sua diversa approssimazione all'esperienza cristiana.
dove ricorda come nel primo tempo della propria vita è stato Agostino l'elemento essenziale della propria formazione, di una formazione dove l'esperienza di fede era legata al tema dell'interrogazione del dubbio, ma ha una fortissima dimensione esistenziale. In questa pagina, in cui conclude il saggio sulle lettere a San Paolo, ricorda come la lettura di Paolo è una lettura formativa in qualche modo della maturità, che gli è essenziale per fare un salto rispetto, diciamo, all'agostinismo della propria gioventù, che poteva essere anche mediato dai commerci con Carlo Bo, con una lettura pascaliana di un côté della cultura francese che poteva essere molto presente negli anni 30, dove il discorso paolino è quello che lo apre a una dimensione di socialità. L'apertura è nei confronti di una domanda, di un'interrogazione che non riguarda più la dimensione dell'individuo, ma riguarda una dimensione globale, di una collettività, e che segna anche proprio un secondo tempo anche della poesia, dal primo poeta, che possiamo dire esistenziale, di Luzio, dagli anni 30 agli anni 60, a un poeta che si è molto speso nei confronti appunto della società, e dove lui, che diciamo nipote di Mallarmé, prima evocato le sue origini, è arrivato a delle dimensioni così diverse come il teatro, come varie modalità della comunicazione di questo delicatissimo congegno che è il verso, per riuscire a comunicare, rimanendo fedele però a quello che è, diciamo, l'obbligo, direi, costitutivo di un poeta, rimanendo fedele a una custodia della lingua, a far sì che la lingua non sia chiacchiera. E proprio per questo gli è utile il discorso di Paolo, in cui egli distingue in San Paolo la differenza che viene fatta tra profezia e glossolalia. Questa distinzione paolina è anche capitale proprio di un saggio di poetica di Luzzi degli anni 70, in cui nella distinzione tra la parola profetica, e quindi è la parola che allude a un tempo diverso e si pone in ascolto o nell'interrogazione, ha una parola invece che potremmo definire enciclopedica, nel senso che ha una piena conoscenza di tipo orizzontale del linguaggio, ma non è una scommessa, non è una sonda, dove è chiara la scelta di Luzzi per la dimensione profetica della poesia, che è fedele anche al proprio passato, fedele a un'esperienza di un linguaggio analogico, arduo e difficile, e ora ha una commutazione di questo linguaggio in una scommessa più di tipo aperto di comunicazione, ma è quello che comporta appunto il valore alto della parola, quel volo alto richiesto alla parola, e richiedendo però a questa parola di non essere astratta, ma di portare con sé un qualcosa di questa particolare enigmatica presenza dell'uomo e dell'umanità. E quello che mi ha molto così sorpreso e ritrovato rileggendo insieme questi saggi, come nei saggi, diciamo, sui testi sacri, ci sia sempre questa presenza dell'uomo Luzzi che legge o che commenta, sempre ricordando in questi modi. Proprio nei confronti dell'Apocalisse, che è il testo più arduo da maneggiare, anche per la sua sensibilità, lui per due pagine ci confessa il proprio disagio davanti a questo film, come lui dice, metamorfico, dove i simboli continuano a rampollare uno sull'altro e che sembra inarrestabile, dove sembra la dimensione enigmatica è un disvelamento che ha anche continuamente occultamento di se stesso.
e dove, anche concludendo il saggio, lui si guarda bene da dare una chiave dell'Apocalisse, come è stata data in tanto tempo. Mi sto occupando ora di tutt'altro, di certa letteratura di primo Ottocento, e proprio nel 1820 c'era tutta una produzione di spiegazioni dell'Apocalisse, con appena Napoleone arrivato, dove quindi è defunto, che potevano essere date come chiavi dell'Apocalisse. L'Apocalisse non viene ad avere chiave, perché questa dimensione è, in qualche modo, perché Luzi è umile, non abbiamo che il tempo per riuscire a organizzare il nostro discorso, e tante cose noi non riusciamo a captare e capire. E tuttavia c'è un punto, lui dice nell'Apocalisse, un punto che mi sembra molto bello, c'è un punto in cui vorrei, scrive Luzi, che il film si fermasse. Non è più importante di altri, perché tutti qui sono non solo significativi, ma dichiarativi, secondo lo spirito dello svelamento. E sì, immensamente più lieto e confortante. Ma il motivo del mio desiderio non è quello, è piuttosto la nitidezza visiva del quadro. E la citazione è questa: e l'angelo mi mostrò il fiume d'acqua della vita, limpido come il cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello, in mezzo alla piazza della città e al fiume che scorre da una parte e dall'altra, c'è l'albero della vita che produce 12 frutti, dando un frutto per ogni mese, e le sue foglie servono da farmaco per le nazioni. Certamente in questa citazione Luzi trovava quella forte dimensione della naturalità, che è sempre stato proprio l'obiettivo di tutta la sua poesia, fin dalle origini, questa dimensione di una natura dove ci sono tutti gli elementi a lui più cari, il fiume, la città, gli alberi, dove trovare più fortemente i vari segni di una creazione. E dove questa dimensione di una natura fortemente legata all'esperienza della creazione è quella che lui, umile uomo, che sa di sapere così poco e sempre più in qualche modo ha ridotto le cognizioni del proprio sapere, come nell'umiltà di questa stanza, si riverbera così più forte il dono della fede. Grazie. Monsignor Forte, so che ha una poesia di Luzi che gli è stata segnalata questa mattina da Monsignor Capovilla, e io penso che possa leggerla, o possa anche così, diciamo così, illustrarcela. Questa mattina io sono stato da Monsignor Capovilla, che tutti ricordano è stato il segretario di Giovanni XXIII, ed è stato anche mio predecessore come arcivescovo di Chieti Vasto, e che oggi io considero il mio Mosè sul monte. Per chi non fosse familiare con la storia biblica, ricorderemo che quando il popolo di Israele combatteva, fino a quando Mosè sul monte teneva le mani alzate, il popolo vinceva, perché le mani alzate sono segno di preghiera e di invocazione. Quando un po' stanco le poggiava, il popolo perdeva. Naturalmente non vale per match calcistici, ma unicamente per Israele nella sua lotta di liberazione. Ebbene, io definisco Monsignor Capovilla il mio Mosè sul monte, perché è continuamente vicino a me e al mio popolo con la preghiera, ricorda tutto, lui ha 95 anni e l'avvocato del Re ne è testimone. Questa mattina, dopo la messa, mi ha fatto trovare questa fotocopia, mi ha detto: siccome stasera deve presentare il libro sulla parola di Dio di Luzi, le chiederei di leggere questa poesia, che fu quella che Luzi scrisse in ricordo di Lapira, il grande sindaco di Firenze. Dunque è una poesia in cui la cronaca politica, sociale e l'esperienza della fede, l'intuizione dell'Eterno e nel tempo si coniugano in maniera molto forte. Il titolo è «Siamo qui per questo», è un testo del 97. Ricordate? Levò alto i pensieri, stellò forte la notte, inastò le sue bandiere di pace e d'amicizia, la città degli ardenti desideri
che fu Firenze, allora. Essere stata nel sogno di Lapira, la città posta sul monte, forse ancora la illumina, l'accende del fuoco dei suoi antichi santi e l'affligge, la rode, nella sua dura carità il presente, l'infamia di sangue e di indifferenza. Non può essersi spento o languire troppo a lungo sotto le ceneri l'incendio. Siamo qui per ravvivarne col nostro alito le braccia, che duri e si propaghi contro fuoco la vampa devastatrice del mondo. Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano sugli spalti di pace nel segno di San Miniato. Permettete di sentire in queste parole una straordinaria attualità, dove Firenze non è più Firenze, ma è la nostra Italia, dove le cose che dice Luzzi di quella Firenze di Lapira, di quella Firenze di oggi, sono le cose che potremmo dire della nostra Italia rigenerata nel dopoguerra, dopo la barbarie della guerra e della dittatura, in una fatica di rinascita, di cui figure grandi abbiamo tutti nella memoria, e che oggi vediamo invece così languire. E proprio oggi c'è bisogno di questo nuovo incendio, quale Lapira fu capace di far ardere. Ecco che Capovilla abbia voluto consegnarmi questo testo di Luzzi per leggerlo a voi, mi sembra anche un messaggio che sottolinea la attualità mordente di questo nostro incontro anche per il nostro oggi. Professor Verdino. La lettura di questa poesia, pensando che si tratta di una poesia di occasione, no? Nel senso, e vediamo con quanta intensità, mi fa venire in mente tutta una serie di testi del Luzzi civile, non so perché, in questo tono, come abbiamo visto, corale, no? Di questo testo, perché siamo qui per questo, in cui il poeta è come portavoce di una comunità, mi ha fatto venire in mente una poesia legata alle donne di Baghdad al tempo della prima guerra del Golfo. Mi l'ha fatto venire in mente pensando appunto alle scene che abbiamo visto per televisione dall'Egitto pochi giorni fa. Era una poesia, diciamo, televisiva di Luzzi, nel senso che raccontava, appunto, prendeva di quella dimensione drammatica della guerra queste donne che andavano a un tigri malvoglioso, diceva quella poesia, a prendere acqua con le taniche per la loro incertissima giornata. E direi che questo elemento, in quella poesia in cui morte e vita si combattevano, dove questa presenza di questa femminilità, di queste donne, che è un grande tema anche della poesia di Luzzi, questa sulla figura femminile ai vari livelli, dalla propria madre alla funzione appunto della maternità, della figura femminile e anche della grande dimensione di pace e di vita che la figura femminile porta rispetto alla dimensione di guerra e di morte, che molte volte è appunto un requisito della dimensione maschile. Grazie. Professor Verdino, io mi permetto soltanto di aggiungere una piccola osservazione. Quelle parole che abbiamo sentito questa sera, il libro appunto che troverete, sono, diciamo così, anche il risultato di un lungo percorso della letteratura italiana. La letteratura italiana è abbastanza povera di autori che hanno tradotto o si sono cimentati con testi della Bibbia. Diciamo che la letteratura italiana ha sempre avuto grande rispetto e grandi letture della Bibbia, almeno dal Settecento in poi, da quando, utilizzando ora la Vulgata di Gerolamo, ora la versione di Monsignor Martini, si è confrontata con questo testo sacro e lo hanno fatto un po' tutti, da Alfieri a Manzoni, ovviamente da Rosmini a Tommaseo. Tommaseo è il primo che in fondo traduce i quattro Vangeli dalla Vulgata di Gerolamo. E il Novecento, con grande delicatezza, quasi con un silenzio, senza particolari manifestazioni, si accosta sempre più e incide sempre più nel
nella parola di Dio e nelle traduzioni. Io ricordo semplicemente alcuni momenti di questa grande storia che in fondo è un po' tutto da ricostruire, anche se sono usciti nel 2009 due volumi curati dal professor Gibellini, Bibbia e letteratura italiana, che appunto fanno un inventario delle letture e di quanto è stato fatto. Ricordo che nel 1944, in piena guerra, un poeta come Salvatore Quasimodo traduce il Vangelo di Giovanni, e ricordo anche che poi negli anni 50 e 60 un grecista come Raffaele Cantarella si cimenta proprio nella traduzione dei Vangeli, e lo fa con estrema umiltà. Lui è abituato a tradurre Aristofane, a cimentarsi con testi bizantini, a cimentarsi con testi che hanno un greco particolarmente elaborato, particolarmente ricco. Lo fa con i Vangeli, e la sua opera verrà pubblicata in quella collana che sono i 100 libri di Longanesi, che ora è un po', diciamo così, dimenticata, ma comunque fu per un momento la collana di gran moda. Poi non dimentichiamoci che tutta una serie di intellettuali negli anni 80 e 90, diciamo così, si sono cimentati, hanno atteso le traduzioni bibliche da Carlo Carena, Dario Del Corno, eccetera, e questi testi di Luzzi, devo dire, proprio vengono anche, diciamo così, a coronare un po' questi tentativi fatti da molti intellettuali, da molta cultura italiana, proprio nelle nuove traduzioni. Ricordo che un Nuovo Testamento è stato pubblicato proprio dal qui presente Paolo Andrea Mettel, raccogliendo proprio testi che andavano da Pontigia, Del Corno, cioè persone con grande militanza, anche figure, diciamo così, che si proclamavano tranquillamente laiche, ma sentirono il bisogno di confrontarsi con il testo biblico. Ricordo poi, così lo faccio per un affetto antico, ma poi anche quella tragica figura che fu Pierpaolo Pasolini, il quale non tradusse mai, anche se poeta, nessun testo biblico, però ha lasciato quell'interpretazione del Vangelo secondo Matteo, quel film che forse è qualcosa di più di una traduzione. Io vorrei finire proprio ricordando anche questo sforzo del Pasolini laico, che si innamora improvvisamente di questa sequenza del Vangelo di Matteo una notte ad Assisi, quando trova sul comodino il Vangelo, lo apre e legge la passione di Gesù, appunto, e poi decide di darle delle nuove immagini, non oleografiche, non facenti parte della tradizione, se vogliamo così, della pittura, con tutte le sue caratteristiche. Ecco, quel Pasolini che poi tragicamente apre anche in fondo un po' l'epoca contemporanea con la sua morte e con la sua dipartita, di fronte alla quale io direi che l'atteggiamento migliore è quello che tenne Paolo VI quella sera della notizia, quel novembre del 1975, quando a un certo punto i commensali che erano quella sera dal Papa dissero tranquillamente, io ho avuto la testimonianza di una persona lì presente, di un che poi diventerà cardinale lì presente, dissero: Santità, appunto è morto Pasolini, c'è stato questo tragico incidente. E tutti cercarono in quelle circostanze di aggiungere qualche parola, come dire, in fondo era anche l'uomo di una vita particolare, l'uomo di una vita che in fondo poteva capitare questo. Il Papa tacque. A un certo punto, quando si accese la televisione e la televisione mostrò in primo piano il cadavere di Pasolini ricoperto da un telo, il Papa semplicemente, senza dire nulla, mandò una benedizione attraverso il video. Ecco, questo gesto di Paolo VI lo userei come chiusa a tanti gesti che sono stati così evocati questa sera, al ricordo di Luzzi, che a cui raccontai anche questa notizia una volta in una presentazione qua a Milano, e rimase leggermente impressionato, mi disse: ma chi te l'ha detto? E allora gli dissi anche la fonte, e lui disse: me la terrò come un segreto, e questa sera ve l'ho semplicemente detto. Io vorrei ringraziare l'amico Paolo Andrea Mettel, vorrei ringraziare anche l'amico, e dico amico perché abbiamo una conoscenza che purtroppo mi posso anche fregiare di questo titolo, Monsignor Forte. Le nostre battaglie sono continuate tanti anni fa sulla carta stampata, sono contento che continuino stasera. Ringrazio il professor Verdino e poi ringrazio il padrone di casa,
Monsignor Buzzi, che il quale sappiate che in segreto avrebbe voluto fare tutta la presentazione in tedesco del Cinquecento, così.